Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Domani è il 25 di novembre ed è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In queste settimane siamo tutti ancora sconvolti da quanto accaduto alla giovane Giulia Cecchettin. Proprio per questo motivo, proprio perché bisogna ancora imparare e crescere e capire che non bisogna fare violenza sulle donne, questa sera il Comune si mobilita e lo fa con poco preavviso. Lo fa questa sera qui all'interno del nostro Castello Visconteo e invitiamo tutti quanti, anzi forse un invito particolare va fatto agli uomini. In questa occasione accenderemo 106 lumini, sono il numero dei femminicidi che sono accaduti fino ad ora in questo 2023 in Italia. È un momento simbolico sicuramente, ma è altamente toccante e serve a farci riflettere tutti. Io vi invito a essere presenti questa sera. Informazione di servizio che arriva da SST Vallelona. Il 27 di novembre cessa di lavorare a Fagnano Lona la dottoressa Anita Colombo e quindi questo è un avviso più dedicato ai suoi mutuati, ai suoi pazienti. Allora vi segnalo la modalità per la scelta del nuovo medico. Online tramite TSCNS sul sito di Regione Lombardia, qualora in possesso di credenziali di accesso di SPID, CIE e CNS. Tramite le farmacie presenti sul nostro territorio, i punti scelta revoca del CUP, progetto PASSA, e poi tramite la piattaforma SIOC al seguente link che trovate qua sotto. Fissando un appuntamento presso l'ufficio scelta revoca di Busto Arsizio di Piazza Plebiscito 1 con il servizio zero coda tramite il servizio sito prenota.zerocoda.it oppure ad accesso libero da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 11, massimo 26 numeri. Concludo il discorso del medici di medicina generale dicendo che la dottoressa che va a sostituire la dottoressa Colombo Anita riceverà all'interno degli studi medici di Via Montello e anche al mese di febbraio arriverà un nuovo medico, anche lui andrà in Via Montello. Questo perché? Perché tra poche settimane verrà inaugurata la casa di comunità all'interno della palazzina di Piazza Gramsci e subito dopo l'inaugurazione inizieranno anche i lavori per il riammodernamento dei locali. Quindi c'è bisogno di spazi e i servizi verranno mantenuti oppure alcuni verranno spostati. In vista di questi lavori di ristrutturazione i medici saranno tutti in Via Montello. Controllo del vicinato, ieri sera in questo ufficio si è tenuto un incontro con i coordinatori dove si è messa un po' sul tavolo la roadmap per il 2024. E mi è stato chiesto appunto di iniziare ad avvisare e a chiedere o informare le persone appunto del controllo del vicinato. Chi fosse interessato vada a rivolgersi all'ufficio di polizia locale dove può prendere tutte le informazioni necessarie per aderire o creare nuovi gruppi di controllo del vicinato. Sul nostro territorio ci sono 18 gruppi di controllo del vicinato, ne mancano ancora alcuni per coprire l'intera zona del nostro territorio. Il Comune ha aderito firmando nuovamente il protocollo del controllo del vicinato in prefettura, quindi adesso c'è anche un riconoscimento da parte dello Stato di questa forma di controllo, è uno strumento valido. Cerchiamo di farlo crescere e facciamolo tutti insieme. Domani, sabato, in Aula Magna, alle ore 21, sempre in occasione della giornata, abbiamo un recital che dà voce a tutte le donne che non ce l'hanno fatta e quindi invito tutti a partecipare. Sempre in occasione del 25 novembre, l'associazione Calimali, presso Calipolis, inaugurerà una panchina rossa e sarà la terza presente sul nostro territorio. Mentre l'evento istituzionale è lunedì alle ore 21, il Consiglio Comunale, che si potrà vedere all'interno della sala consigliare, aperta a tutti, o tramite la diretta via streaming sul sito internet del nostro Comune. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.